Allora, come promesso, video non in programma, ma come avevo promesso nel video dove spiegavo cosa avrei fatto quest'anno, quando ci sarà della carne al fuoco, ovviamente se ne parla. E adesso, se accendete qualsiasi canale, si sta parlando di Inter Torino 2-2, quindi voglio dire anch'io la mia. Allora, intanto diciamo che io non sono uno che gufa, di mio, non sono uno che gufo quando c'è di mezzo la Juve, nel senso, ad esempio, l'anno scorso gufavo il Napoli, ma perché gufavo il Napoli? Gufavo il Napoli perché c'era una lotta a scudetto Juve-Napoli, è chiaro che per veder vincere la Juve devi gufare l'avversario, ma quello è normale, non è però un gufo a prescindere, cioè io non è che vado a gufare una squadra, cioè me ne frega niente. No, però sono contento per tutti questi che sto sentendo che a fine primo tempo sul 2-0 del Torino, sul 2-0 dell'Inter contro il Torino, sentivo, no? Ah, se l'Inter avesse giocato così col Sassuolo, ah, tutto calmo. Allora, tanto siamo inizio del campionato, l'Inter può riprendersi, fare una grande stagione, questo non, adesso non lo possiamo sapere, lo vedremo più avanti col tempo. Cioè, come ho detto prima, secondo me i valori non si vedono nelle prime 3 giornate. E quindi, secondo me, troppi allarmismi non sono. Però non bisogna neanche far troppi. Io sentivo gente che diceva Inter da scudetto, l'Inter anti-Juve. Dico, aspetta, aspettiamo. Io, secondo me, come seconda forza del campionato, vedo ancora il Napoli. Ma io la Juve la vedo ancora troppo più forte, ragazzi, troppo più forte. Cioè, l'Inter col Sassuolo non ha visto biglia perché il Sassuolo ha giocato meglio. Il primo tempo del Torino è stato imbarazzante. Cioè, il Torino è stato imbarazzante. Quando il Torino si è svegliato, l'Inter ha avuto una difficoltà pazzesca. Tra l'altro, io mai, guarda, mi sono, oramai sono stufo di ripeterlo. Io sono convinto che Handanovic sia un portiere che non è un fenomeno. Qua viene dipinto come, ah, dopo Buffon c'è Handanovic, uno dei migliori portieri al mondo, ma non è vero, in Italia ci sono 7-8 portieri migliori. Cioè, io non lo so, boh, lui ha un'agilità enorme, ma poi fa degli errori. Cioè, è uscito oggi, ha fatto un'uscita screanzata, pur sul secondo gol, un portiere non può andare così molle. Ma è stata deviata, a 3 metri da lui. Non scherziamo, ragazzi, ma a me va bene così. L'Inter non ha ancora capito che gli serve un portiere. È 4 anni che l'Inter serve un portiere. Perché Handanovic non è un portiere da grande squadra. Non lo capiscono, va bene, a me va bene così. E lui puntualmente la cappella la fa. Non le fa sempre, ma le fa pesanti. Cioè non è che la fa sul 3-0, no, la fa sempre nei momenti chiave della partita. La cappella che fa su gol di Belotti è vergognosa, non può uscire così. Cioè non esiste proprio. Comunque meglio così. Meglio così per la Juve perché comunque tenere l'Inter a 5 punti non è male, comunque sentivo, la mia contentezza nasce dal fatto che di colpo Versalico è più forte di Cancelo. Guarda, meno male che mi ha riscattato Cancelo, perché sento questo, abbiamo preso Versalico. Ah, meno male di qua, meno male di là. Martinez meglio di Ronaldo, Icardi fai più decisivo, di pim pum pam pam pam. Ah, Douglas Costa chi era? Abbiamo Perisic, cioè, tutte queste cose qua nel primo tempo le ho sentite, però poi alla fine io stavo guardando anche, avevo il doppio schermo in tranquillo e mi stavo godendo tutte e due le partite, no? Però principalmente guardavo Juventus Albissola Under 23 perché sono più emotivamente coinvolto. Ho sentito il gol del Torino e dopo ho visto il 2-2 e francamente poi il Torino è andato vicino a fare il terzo, eh. Cioè questa secondo me è la cosa dell'Inter che deve far riflettere, cioè che è andata più vicino il Torino a fare il terzo gol. Poi dopo, chiaro, l'Inter ha ripreso palla, ha ragionato di nuovo, è andata vicino a fare anche il 3-2 loro. Però già il fatto che ha avuto occasioni anche il Torino di fare il 3-2 non va bene. E la verità è che la mentalità della Juve è 10 volte superiore a quella dell'Inter. Quindi, e poi francamente io dico la verità, a me il mercato dell'Inter, sono stato uno dei pochi e sono convinto, vediamo però, ripeto, non lo sto giudicando adesso, aspetto a giudicarlo più avanti. Però quando è finito il calciomercato, io sono stato uno dei pochi a dire per me l'Inter ha fatto un mercato non buono. Perché secondo me ha preso un giocatore che è De Vrij, che discontinua da morire, che fa delle ottime prestazioni alternate a cappelle che neanche il peggior Le Grottaglie faceva. E infatti si vede, perché ogni tanto la difesa dell'Inter va in bambola continuamente. Hanno preso Samoa, che comunque la riserva alla Juve, buonissimo giocatore, ma non è che puoi paragonarti alla Juve con una sua riserva, cioè. Hanno preso Versalico che a me personalmente non piace, ve lo dico papale papale, è un pochino più forte di Darmian, ma secondo me, cioè De Sciglio secondo me è superiore, però questo è il mio parere.
Nainggolan è un ottimo giocatore se avesse un'altra testa, ma essendo una testa di zucchina, ha proprio la... purtroppo si rovina da solo. Lautaro Martinez, a me, io aspetto giudicarlo, ma attualmente mi sembra un gabigol, cioè uno che se è libero fa la foca, però poi deve non... anche se oggi ha messo una gran palla Icardi che ha sbagliato. Poi si può anche criticare Icardi, però ci sono arrivate due palle gole, cioè una ha fatto l'assist a Perisic, l'altra l'ha ciccata, però era una palla difficile, l'ha fatta passare per facile quella di Martinez, ma in realtà non era facile. Ma cioè Icardi ogni tiro che fa sei sempre lì, che sei pronto quasi a aspettarti il gol, quindi non credo di poter, non si può secondo me troppo criticare Icardi. Secondo me invece il mercato dell'Inter non è stato troppo positivo, ma questo lo dico già da un po', ma aspetto ancora. Il riassunto è, secondo me il risultato alla fine è meritato, perché il Torino appena è entrato in partita l'ha fatta, ma non è un Kyrie Eriksen per l'Inter, nel senso non è un De Profundis. Io aspetterei un attimino prima di darla per finita, perché comunque il campionato è lungo. Detto questo, 5 punti da questa Juventus qua, dopo due giornate è una piccola crepa che potrebbero, se pensi di vincere il campionato, potrebbe pesare già da ora. Per quello dico, nelle prime partite contano i punti e basta. Avere già 5 punti diciamo che mi lascia un pochino più sollevato, perché l'Inter comunque è una squadra che ti può battere, può fare un gran campionato. Speravo ad esempio ieri che il Napoli non vincesse, proprio per il discorso della classifica, ha vinto, ma francamente sono poco preoccupato, vedo la Juve veramente troppo forte. Ragazzi, io chiudo qua il video, quindi amici interisti, se state guardando questo video non vi preoccupate, secondo me nei primi 4 posti ci arrivate. Diciamo che forse è stato troppo ottimistico pensare di diventare la squadra campione d'Italia di quest'anno, ma non è ancora finito, ovviamente siamo solo alla seconda giornata di campionato, di tempo ancora ce n'è a bizzeffe. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao ragazzi!